Questa volta la valigia è più grande. Chissà dove andrò. Sì, va. Primo viaggio post quarantena. Milano Malpensa, popolosa ma non troppo. Mascherina obbligatoria. Sono sul balcone della mia stanza, oggi sono arrivata, sono andata al mare, ma era un po' nuvoloso, quindi il mare ve lo faccio vedere un altro giorno quando c'è un bel sole. E là si vede il mare, non so se riuscite a vederlo, c'è un tramonto super e ora sono per andare a mangiare una pizza. E bello, bellissimo stare in Sardegna veramente. Fino a qualche settimana fa non sapevamo neanche se si poteva viaggiare, invece adesso essere in un altro posto, cioè in un posto così bello, è super, sono molto contenta. Tra l'altro all'arrivo è venuta a prendermi Silvia Sarrizzo, che è una mia amica, oltre a essere una compagna di avventure di quando eravamo giovani, giovani ginnaste, e quindi è stato molto bello rivederla. E niente, domani iniziamo gli allenamenti. Non ho fatto in tempo a fare il video alla colazione perché avevo troppa fame. Comunque il sole splende. E non ho dormito benissimo, ma sono carica per iniziare. No, io che entro, buongiorno. Marta Panini può entrare oggi in palestra, 36,9. Cacchio, però altina, eh. Di Silvia Sarrizzo che fa allenamento per tutti fronte mare, e questa è Silvia, ex ginnasta, fare stretching domani anch'io, eh. Buongiorno, allora sono le 9 del mattino e qui fa già un caldo incredibile, sto andando in palestra a piedi. Ieri mi ha accompagnato Silvia e mi ha fatto vedere la strada, ma io sono un disastro con le strade, cioè un vero disastro. Quindi c'è un'alta probabilità che mi perda. Però vabbè, in teoria sono tipo 500 metri. Vediamo, vediamo se riesco ad arrivare. Oggi secondo giorno di allenamenti. E la palestra è una bella palestra, peccato che sia molto calda, soprattutto il pomeriggio. Anche perché facciamo degli orari dalle 9 a mezzogiorno e poi dall'1 alle 4, quindi il pomeriggio fa caldissimo, però dai, ce la facciamo, da ginnasti ormai siamo sempre pronti a tutto. E dovrei essere giusta perché ricordo queste aiuole. E niente, dai, faccio vedere un po' di allenamento e si parte anche secondo giorno. Dai dai dai, manteniamo anche un ritmo, lo cerchio. Hop, 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 hop.
Tutti i giorni a pranzo sono super viziata dalla mamma di Silvia. Caesar salad, tutta salata. Yum! Però ragazzi, sono le 10:05 e non ho ancora cenato e io sto morendo di fame, anche perché la cosa peggiore è che sono stata illusa che l'appuntamento per cenare era alle 4, invece alle 10:05 ancora non abbiamo cenato. Adesso vi farò vedere i colpevoli di tutto ciò, che arriveranno pentiti del loro ritardo. Loro sono i responsabili, uno e due. Li vogliamo bene lo stesso, ma questa è una vera violenza. Dirmi che alle 9:15 mangiamo e mangiare un'ora dopo è voler male a Marta. Alle 9. No, doveva andare lei a fare benzina e non ci andava. Sì, invece. Bambine, 30-35 bambine, però comunque in palestra siamo abbastanza larghi. Il problema è sempre il pomeriggio quando facciamo attività di squadra, che è sempre un delirio, però in qualche modo ci organizziamo. Programma solito fino alle 4 del pomeriggio, sono prontissima per iniziare e la mia idea è quella di, dopo l'allenamento, andare verso la spiaggia e poi fare un bellissimo allenamento che Silvia e il suo fidanzato fanno tutte le sere alle 7 vicino al bagnasciuga. Dovevo farlo anche gli altri giorni, però ero troppo stanca. Ma oggi mi sono promessa di provarlo. Vedremo se lo farò o no, perché adesso sono ancora alle 8:30. Vedremo, lo scopriremo. Fine stage, barca. Dove che andiamo, Silvi, stamani? Siamo alla costa e andiamo indietro. Ah, scusa. Spiegalo per i nostri amici. Ah, scusa, faremo il tour del Golfo di Cagliari. Andremo dietro, che in realtà non so, essendo sarda non so veramente come si chiami, però ce lo spiegherà chi di dovere, no? Sei d'accordo con chi me? Chi di dovere. Chi di dovere. Chi di dovere. Chi di dovere, qualità.
Cagliari, sono pronta per tornare a casa. Anche stavolta, a sto giro, la mascherina non posso toglierla perché sono in aeroporto. Che dire, esperienza super, veramente. Sono stata benissimo, con persone fantastiche. E spero di tornare prestissimo qua in Sardegna, perché è stato meraviglioso. Grazie, grazie, grazie a tutti.